Sì, pronto, ciao. Ciao. Sì, tutto bene. Sì, sto a casa, sì. Ok, sì, arrivo a Piazza Vittorio, Ok. Sì, ci metto 5-10 minuti, arrivo. Va bene, dai. Ciao. Sta un po', ciao. Mille, vanno benissimo. Maggio 1.000 euro, giugno 2.000, luglio 700, mi ha pagato. Agosto 300 euro, mi ha pagato. Settembre 4.000, mi ha pagato. In totale sono 8.000 euro, mi mancano 2.000 euro. Ah sì, il patrone mi deve dare 2.000 euro. Ok, intanto questi li metto dentro. Allora, che famo? Se non andiamo a fare un giretto qua a Magliana, senza rimanere là in caserma. Che andiamo? Famo due tre giretti. Ok, se puoi dire. Oh! Aspetti pure Zaccarini. Avete acchiappato qualcuno qua a Magliana? Non era niente. Ma dai, proprio qua che stanno tutti i mafiosi, non avete che fare niente. Ah, ecco i nostri colleghi, stanno arrivati. Ok, dai, mo venimo. Fagilo paparazzi. Fagilo paparazzi. Fagilo in tutto della torta. Nash. Una
Hai che in cari, vai da io. Vedo come? E che non mi deferì? Mi sa ci ricciarò. E tra l'altro oggi un po'. Che non sono tutti qua normali. No, ma sempre la mamma, però non è forse come. Hai. Come ti faccio? Adesso mi capisco. Se no, perché? Insomma, quando è che ti viene a chiedere la mano questo ragazzo? Mi ha detto che viene oggi, che porta i soldi ai miei genitori. Ah. E quanti soldi dovrebbe portargli? 10.000 euro. E se non ha questi soldi ho sentito che non lo dovresti sposare. Sì, mi dispiace. E secondo te questo ragazzo c'ha quei soldi? Non lo so, gli mancavano 2.000 euro, mi sa. Gli mancavano 2.000 euro? Secondo te lui potrà rimediare dei 2.000 euro e mettere insieme a quei soldi e dare ai tuoi genitori così potrai sposarlo? Non lo so. Boh, non lo so che dirti, a me mi dispiace. Però secondo me ce la farà, cioè non devi essere agitata per il fatto che ti sposi. L'importante è che tu lo ami. Secondo me l'importante è quello. E poi secondo me i tuoi genitori non è che gli dovrebbero chiedere 10.000 euro, secondo me non è che devono vedere come te vivi, cioè, dovrebbero vedere come andrai avanti con questo ragazzo, come vivrai, cosa farai in futuro. Lo so, ma sai come sono i genitori? Lo so. Purtroppo sono scelte, sono le nostre religioni queste. E a me mi dispiace. Boh, io non so che dirti, a me mi dispiace. Tu non devi stare in ansia, tirati su di morale. Cioè, ti vedo molto trascurata per questa cosa. A me mi dispiace. Senza che ti viene tutto questo per la testa. Non devi pensare al peggio. Lo so, grazie. Pensa al meglio. Ho preparato un caffè, lo volete? Sì, grazie. Un po' di caffè ti farà bene. Ci tira su di morale. Oh, grazie. Grazie. E spero solamente che tu possa sposare questo ragazzo. Mi dispiace veramente tanto. Non so che dirti. L'unica cosa che posso dirti è cercare di stare bene. Io spero con tutto il cuore che lui potrà trovare questi soldi e che tu possa sposare questo ragazzo, perché alla fine dei conti lo ami. E spero che i tuoi genitori capiranno. Lo spero. Vuoi che andiamo a fare una passeggiata? Ti va? Ok, dai, andiamo a farci una passeggiata. E va bene, guarda che io dopo dovrei andare a preparare qualcosa per mio fratello. Pure io devo andare. Ti accompagniamo fino al cancello io... e... Ok, devo andare a parlare con i miei genitori per quel ragazzo. Ok, in bocca al lupo. Ciao. I miei bacio. Ciao. Ciao! Ciao! Dai, io devo andare a preparare qualcosa per mio fratello da mangiare, vuoi venire con me? Sì, va bene, dai.
Attenzione, volante 15. Via 3, Pietro C85 alla gioielleria, il proprietario ci ha chiamato al 113, ma non sappiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire. Via 55. Una traversa di via di torre spaccata. E gioielleria. Va bene, porta maggiore. Sta salita, la conosco un paio d'anni, sai. Oggi faccio imparare, fai me a corta per la mattina, sai? Sì, sì. Conosci la nostra stradina, sì? Sì, sì, io voglio. Abbiamo seguito qua un paio di gente. Sto italiano. Nemmeno loro non sanno che sta a fare. Hai sentito qua che c'è caserma, no? Sì, sì. Che deve che avvenire? Sì, ho sentito. Che hanno fatto? No, c'ho... ho visto una caserma. Avevo sentito che hanno preso... questi qua perché era vigneri. Hanno qua della banda di Magliano. Sì, il boss. L'hanno preso alla fine. Veramente? Quando? Saranno un paio di settimane fa. Ah, però loro... i coglioni, oh. Allora andiamo. Non si fa un giretto, un altro, poi... perché poi devo staccare alle 4. Che si dice? Niente di niente, le soldi e le storie, raga. Ora le storie, senza denaro, non si lavora, non si fa un cazzo. Qualcuno c'ha una idea? Sì. Si tratta di soldi, dobbiamo fare un colpo. Quando siete andati? Oggi, stasera. Stasera? Ok, allora, per me va bene. Benissimo. Per me è ok. Chiama adesso, raga. Ma quella non risponde al cellulare, guarda. No, scusa. Chiamato. Cosa ha detto questo? Cioè, l'ho detto soltanto che ci dobbiamo vedere, niente di più. Apposta. Oh, può darsi che mo viene. Aspettiamo qua. Speriamo che viene, ogni appuntamento che ci dobbiamo vedere non ci sta. È un cazzaro. Guarda, non so più niente. Poi può darsi che si è trovato un'altra famiglia, un lavoretto. Poi ci va a lavorare, al mese che spia 200-300 euro. E che ci fa? Si piglia due soldi? Ma che lavoro è? Ma la mattina e la sera si piglia i due soldi, si ferma un culo così. Questo non va bene così, raga. Non va bene, tutti in crisi. Ma io questo posto devo fare. L'ultimo c'è. L'altra volta. Fidanzato, penso. Può darsi che si è fatto un'altra famiglia. Oh, oh, bella, bella ragazzi. C'è un po' da fare, magari per lavoro, tra famiglia, c'è qualche problema. Sempre un po' con il lavoro, un po' con la mia ragazza. Con il lavoro? E tu dici che c'è il lavoro e io so che non lavoro. Così non è giusto, hai capito? Siamo la famiglia, sì. Sì, lo siamo. Se vuoi il lavoro, invece abbiamo un lavoro da fare. Nel senso che vai a lavorare in nero, per due soldi, hai capito? Invece abbiamo una bella arma. Abbiamo un lavoretto da fare. Questa. Questa, tieni, metti quella.
Oh, andiamo a fare i due soldi per la mattina alla sera. I soldi li prendi subito. Andiamo fuori, questa toppa. Che fa? Mica sei ragazzino. Bella. Oh, ragazzi, dico un po'. Tu devi festeggiare, c'è una famiglia da mantenere. Tu non puoi andare per due soldi alla mattina alla sera. Se vuoi i soldi, li prendi subito, in 5 minuti te le prendi. Lo so questa cosa, ma devo pure rischiare, ragazzi, non l'avete capito. Rischio, rischio, siamo i 5-6, pure noi rischiamo. Oh, la vita nostra, noi abbiamo il rischio. Io ne ho fatti prima, ma ora non voglio mettermi nei guai, non l'avete capito. Avete sentito, ragazzi? Oh, ci devo pensare per questa cosa. Cioè, vuol dire che tu cioè a me sta cosa non mi convince manco per niente. Cioè, vieni, ti devo parlare. Oh, qua non si... Sta buono, ma vediamo cosa ci dice questa cosa. A me non mi convince parlare cosa. A me questa cosa non mi inquadra qua. Prima di tutto, come dire, non c'è nemmeno a farti uno strapino. No, non mi servono i soldi, perché già ce l'ho i soldi. Ma lascia sta per quelli che ci stanno a lavorare. Ma che è? Ma per se, comunque, con, ho capito che ti vuoi sposare, ma con questo se ti fa un colpo e l'hai pagata è tuo. Ma senta che va a lavorare sempre. Cioè sai come ti fa il buccio di culo? Io devo andare a prendere il stipendio. Lascia stare il stipendio. Senza di te non fanno un cazzo. L'hai capito? Non avete capito, cioè io non voglio farlo. No, io ti capisco benissimo che non vuoi farlo, ma se non vieni te, noi non famo un cazzo senza di te. Ci manca soltanto te. L'hai capito? Ora puscete da dece, da, c'è Pauchenda Santo Sado, non parla più a Pauchenda. Ma so puscare, ma ti la chiedo tu, ma chi? Ma chi? Metto a problem, care, sì, che tu hai detto. E chi è tu, Sobers? Ti ho detto, Davito. Ti ne trovi da erano tu, Davito. Ora ci scola ti završi. Ora me la vedo che rado, te di che cacali. A io tu già mangete leco, c'è Pauchenda, ni già navle, ni pingiaravle. Dai le dadi, le dei, il Leonardo, mi dice, non sai che tu manchetti lì. Ma sapete che c'è, Cristo, eravate marato. Ma guardate i cinesini. Io, i sao problemi, mangherò. Ma ti guardate come che io, a me c'è che io, scelte, non so che mi disfaccia tu. Non so che già ti roda tu. Ti nasce. Ma tu mi chiedi? Ma tu manchetto da vito, hi? Io ero. No, vero, ah, sai, fuggiti, dati, ti ho già lo da vito che erano. Nati guati, me penapki, pravici daki, sini nati guati, hvat mi no djavolu, ka staravtu ka maravtu, i tu ti ci da ka maravtu, nati gva hvatu djavolu, te djati, rudavitu gja ranu, te kitki dršo brz, a još, nidu sanči škola, tu magetu da vitu, ni djavku hume, kata riku čoho, kako hi, min djav kata, da li hilero vetu, vatu ki puti. Mangi! Te ci ceravli! A caccia tu parla di te, di te, di te, di te, te lo vedi! A so, mangi! A me ora se mi metti a lo vedi! Poi lo vedi, tu mi metti a lo vedi! Ja, ja, parla lo vedi! Ma sai che a me? A me ti dà che si dica che lo vedi? Che mangi il mango non ardo lo vedi! Prvo ni già na, ale ni pingiara, ale ni già na, cacco, io tu mangi te leli! Para dirmo, kaver, pa ti sa, pa ti ke. Ni dav tu naj, so A me voli play. A ma nivo, nekaj volile, ni dav tu.
Ancora zara, ni d'alto, ni gianella, ni gianella, ni pingiara a lei. Ni me ne c'ho da. Ma per la volibla, mangate la lei. Lascia tu me mi sicuro una paghina. Lascia? Mangate la lei, c'ho a lei. Fate maghete lei, lei. Lei tutte giate, lei. Ni te date te, ma mui ni po' telefono, ni ti avvito, amiche, ni te. Ti guagate a te. Ti guagate a te, mi calamitare, ma te ca già a fermare. Ma lei, giate, maghete, c'era il peccino. Facci sotto maghete. Facci, calci, calci, maghete, c'ho. So che, cai maghete, c'ho. Cai maghette già te, già ho dovuto che erano. Ma su che c'era per altre mezza volta. Dica sta vi, si ho chi. Tu me ne cammè che. Non stop, ma che c'era un problema, ma che chi. Ma tu mi spiegia poca ne tu ne vuoi. Ma che mi tasci una palla. Ma che potete me fare. Ma che potete me fare. Sarà dal perché come tu davi per anno. Dico. Che ne maghette un davi, tu nate lì che trote, ma li manni c'è da te, li ti mutai sputare. Dica, giata. Dicola, dato perché come dai a te schiva, devo capire Nagia parlavati. Nagia, mucla. Mucla, non c'è. Dato perché tu devi vedere la mia zona. Vai, giocca. Ciao Carlo, volevo il stipendio mio sul lavorato. Ma non mi dire. Se non puoi lavorare, che tu mi chiedi? Dai, non mi servono, vai ti prego. Devi passare, se ripassi. Ma cosa che devo fare? Lavori, Tony non vieni, vieni a lavorare. Dai, vieni. Dai, mi servono quei 10.000 euro. Vieni, dai, Tony non viene a lavorare. Ora che devo fare? Devo venire a lavorare? Vieni a lavorare, Tony non viene. Dai, quando ti tocco. Mi arriva la padella da 20 centimetri, totalmente gratis. Ok, va okay. Bene. Prima non era così. Basta grappolo. Stanno lavorando, capito? Non fanno casino, alcuni fanno casino, vedi? Sì, ma non era come prima, ma ti rendi conto ma che stanno a far morto? Dappertutto. Dappertutto. Non puoi fare niente, stanno tutti in ordine. L'importante è che non fanno casino. Perché stanno, pensi che non fanno casino. Vabbè, alcuni, capito, alcuni faranno casino.
Vabbè, te che mi dici? Niente. Lavoro in questo posto. Lei abita qua? No. Ma che è il mio momento brusco? Questo è qua, Chi sei tutto? Che è nascosto quello? Niente. No, portiamolo al centrale, dai. Sì, signore. Questo è il tuo, no? Sì. Ok. È brindata, no? Mo' vediamo. Rapina mal armata. Mi scusa, signore. È giusto, mano. E guarda che faccio quando te guardo. Una rapina a mano armata. Sì. Una... fai pure delle cose brutte, te mi sa. Ci fai pure spaccio. Che è sta cosa? E sti soldi? Sono miei, signore. Lo so che sono tuoi. Da dove provengono? Ho lavorato. Hai lavorato che? Sì, ho lavorato in bar. In bar? E ti danno 8.000 euro così, dal bar? Ho lavorato un paio di anni. Ah, un paio di anni? Sì. È a nero? Sì. Ovvio. Senti. I miei soldi me li date? Mo vediamo. Tu mo, ora c'è una condanna da fa. Sì. Devi parlare con tuo avvocato. Sì. Invece per i soldi le teniamo in sequestro perché no. I soldi non sono regolari, sono nero. No, allora. Oh, mettiti giù! Nei soldi non mi dai. Firma qua e vattene. Firma, poi per pigliare i soldi devi chiamare l'avvocato che te li viene a dare, capito? Va. Ovviamente se non è chi ha lavorato in nero. Firma. Qua? Oh, qua. Ed è questo, è per te. E ora firma pure questo per noi, qua. Commissario, mandalo fuori. Ricorda che devi venire con l'avvocato che hai i soldi. Ok. Beep.
Oh, ciao ragazzi, sì, mi hanno appena lasciato la caserma, sì, mi hanno levato pure il denaro, 8.000 euro cioè, sì, mi hanno rovinato, non so più che fa, ci possiamo vedere, sì, arrivo, 5 minuti per là, dai, ok, è finito, dai, dai. Penso che passavi da qua, no? Sì, no, praticamente sono venuto, ho pensato di fare sta rapina insieme a voi. Sì, come ieri mi ci ha chiamato. Sono la volta accettato, se siete tutti d'accordo. D'accordissimo. Per noi è d'accordo. Per me sì. Allora, quanto iniziamo sta rapina? Sì, sì. Senti un po'. Se noi vogliamo fare sta rapina, dobbiamo essere preparati. E dobbiamo essere decisi per bene. Ok. Perché non è come l'altra volta che ce l'hai detto e non ti sei fatto più sentire. Hai ragione. Perché non c'è bisogno che devi fare un piccolo sbaglio. Appena sbaglio succedono tutti. Basta che ci chiami perché non ti costa niente. Ragazzi, io sono fatto un piccolo problema. Basta che ci chiami. Ma tu non ti sei fatto sentire per una settimana. Ho sbagliato. Hai capito che tu per una settimana non ti sei fatto sentire? Sì. Eh? Lo so. Allora, se devi fare stare prima, fanno per le cose per tempo. Ok, va benissimo. Allora, le cose vanno fatte bene. Stasera ci prepariamo e andiamo a fare stare prima. Stasera sì. Ok, ragazzi. Va bene, stasera, va bene. E speriamo che venga. Sì, perché no? Andiamo. Senti, ragazzi, sì. Ho deciso di fare stare rapina insieme a voi, sì. Tutto il gruppo della mafia. Sì. E non voglio avere problemi con nessuno. Sì. Allora. Dimmi. Fammi un fatto portare. Sì, sì. Non avrà problemi. Sì. Se tradisci la famiglia, quello è normale che. Allora, scusami, Quello ci avete ragione. Tu devi capire una cosa. Se c'è qualche problema, Basta dire e basta parlare. Sì, quello è normalmente. Se tu c'hai un problema, me lo parli a me. Sì. Se lui c'ha un problema, lo parla a te. E non così, vale. Tra. Noi siamo una famiglia. Tra famiglia si parla. Sì, quello ogni c'è cosa ragione. Che c'è. Si può risolvere, tra famiglia si risolve. Quello c'hai ragione, non dico. Allora, ragazzi, soltanto perché te ti hai fatto un po' di sbagli. Ho fatto dei sbagli, ma fammi non parlare. Si ripeterà. Fammi parlare. Dimmi. Hai sbagliato
e questa volta ti perdoniamo. Ok. La prossima volta se sbaglio che lo fai. Lo sai che faccio? Prima sparo tutta la famiglia tua, ma invece te ti faccio soffrire. Perché? Perché? Con la famiglia non si scherza. Con la famiglia non si scherza. Ok, va bene. Perché? Così. Ti voglio bene. Ma perdoni. Hai capito? Dai, che siete forti. Stasera. La mafia non ha paura di niente. Stasera si parte alle 6. Okay. E niente chiacchiere al telefono. Ok, va bene, dai. Andiamo, andiamo, ragazzi. E te prima di tutto cerca di rispettare le cose come te le dico presto. Mariana, carta. Mi fa freddo, mamma mia. Che famo oggi? Non lo vediamo. Eh? Non lo vediamo. Se famo un giro qua in zona, capito? Vediamo se c'è qualcosa. Tanto. Vabbè, tanto quando c'è mai lavoro tutto a posto, sì. Sì, tutto a posto. A casa? Tutto a posto, tutto a posto. Sto poco lavoro da fare. Non fa. Ma non siete mai perché di colpo no. Tutto a posto.